Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi con questo tutorial vediamo come creare un utente su Windows 10. Perché c'è la necessità di creare un utente? Perché magari quello che utilizziamo normalmente è danneggiato, oppure perché dobbiamo creare un altro profilo su cui magari fare delle restrizioni per non far compiere delle operazioni sul computer. Si parte sempre dal pannello di controllo, quindi andiamo sulla nostra barra di ricerca, pannello di controllo, diamo l'invio. Potremmo trovarci in una situazione per una visualizzazione tipo categoria, tipo questa. Io preferisco sempre una visualizzazione per icone grandi o icone piccoli perché per me è molto più leggibile e ci fa vedere anche maggiori menu cliccabili. L'opzione che ci interessa è quella dell'account utente, ed è la prima in questo caso. Clicco account utente, ci fa vedere quelle che sono le impostazioni dell'utente connesso attualmente, con la possibilità di cambiare nome all'account, il tipo di account o di gestire, come quello che dobbiamo fare adesso, un altro account. Cliccando gestiamo un altro account, ci fa vedere gli account che sono memorizzati all'interno del computer, con possibilità di aggiungerne uno nuovo. Clicchiamo, aggiungi un altro utente a questo PC. Windows ci chiede di inserire quelle che sono le credenziali Microsoft, ma io creo un account senza queste credenziali, quindi clicco, non ho le informazioni di accesso di questa persona. Ancora, il computer mi chiede se non ho le informazioni di un account Microsoft di crearlo, ma io voglio creare un utente senza account Microsoft e a questo punto ci chiede di inserire un nome che sarà visualizzato per l'accesso. Io ci metto prova, ci chiede di inserire una password, ma non è un dato obbligatorio, quindi possiamo inserirla anche successivamente. Vado avanti e mi crea fisicamente il mio account locale con possibilità di modificarlo per tipologia, quindi il tipo di account che è possibile inserire è utente standard o amministratore. Qual è la differenza tra i due? È che l'utente standard è un utente che non ha tutte le diciamo che non ha tutti i permessi sul computer, quindi ha difficoltà nello scrivere ad esempio i valori sul registro di sistema oppure di navigare completamente in determinate cartelle all'interno del computer, mentre l'utente amministratore, lo dice la parola stessa, amministratore, quindi può fare naturalmente tutto. Metto il tipo di account amministratore, do ok, me lo ha cambiato correttamente. A questo punto chiudo questa finestra, torno indietro con la barra con le frecce di scorrimento, torno avanti e mi fa vedere che l'account prova è stato creato correttamente e quindi utilizzabile. Lo vedrò anche nel bottone Start, cliccando qui, che posso accedere all'utente prova facendo la disconnessione o semplicemente cliccando. La prima volta che accedo all'account prova, naturalmente il programma mi darà, siccome deve preparare l'ambiente, la prima volta ci metterà un pochino e mi farà delle domande, ad esempio se voglio inviare a Microsoft dei dati statistici su eventuali errori di Windows. Basta andare semplicemente avanti e poi apparirà fisicamente il nostro desktop bello e pulito dell'utente nuovo con cui possiamo andare a riconfigurare eventuali programmi che magari nell'altro account davano problemi perché ormai è danneggiato. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, se vi è piaciuto il video pollice su e iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e grazie.